Gli animali odierni popolano ogni angolo del pianeta, ma più di 500 milioni di anni fa le prime forme animali vivevano solo negli oceani. E proprio in questo periodo, il Cambriano, ebbe luogo una grande radiazione adattiva di forme viventi. All'inizio del periodo, 542 milioni di anni fa, dalla frammentazione del supercontinente Columbia, hanno origine la Laurentia, corrispondente all'attuale Nord America, la Siberia, all'epoca una grande isola, e Baltica, corrispondente all'attuale Nord Europa e Scandinavia, la quale sarà il nucleo a cui avrà origine la futura Europa. Il resto dei continenti erano posti attorno al polo sud, formando un gigantesco continente chiamato Gondwana. I grandi fenomeni geologici che portarono alla frammentazione della Columbia furono gli stessi che portarono un cambiamento nelle correnti marine attorno ai continenti. Questi cambiamenti nelle correnti consentirono, forse, un aumento delle alghe unicellulari, che iniziarono a immettere ossigeno nei mari, portando i livelli fino al 10% di quelli odierni. In questo periodo la concentrazione di ossigeno disciolta dagli oceani divenne molto più alta che nel periodo precedente, l'Ediacarano, i quali erano dal 2 al 3% dei livelli attuali, che consentirono solo lo sviluppo di animali semplici e da movimenti lenti. Quando però, all'inizio del Cambriano, questi livelli aumentarono, gli animali poterono sviluppare forme più complesse e rapide, capaci di predare gli altri. Questo, in un primo momento, portò ad una drammatica estinzione di specie poco mobili, come quelle del vedobiota e di Acarano, ma quelle che riuscirono a sopravvivere si adattarono. A causa infatti dello sviluppo dei primi animali predatori, molti altri dovettero evolvere meccanismi di difesa, e grazie ai grandi livelli di ossigeno, questi poterono dotarsi di esoscheletro duro e di conchiglie. Questo improvviso aumento di forme animali, che si verificò all'inizio del Fanerozoico, prende il nome di esplosione cambriana, proprio per questa sua rapida e quasi improvvisa esplosione della biodiversità. All'inizio di questo periodo infatti erano presenti già tutti i phylum odierni, tra cui anche i cordati, di cui facciamo parte anche noi. I predecessori di questi phylum erano già comparsi nel precedente periodo, ma di questo non ne si ha testimonianza a causa forse dei loro corpi non ancora dotati di esoscheletro, e quindi della difficile fossilizzazione. A parte poriferi come le spugne di mare, tenofori cnidari come le meduse, che erano già comparsi da parecchio tempo, tutti gli altri grandi gruppi di animali oggi viventi, come platelminti, ovvero vermi piatti, nematodi, artropodi, onicofori, come i vermi di velluto, tardigradi, brachiopodi, molluschi, anellidi, echinodermi, come le stelle cetrioni di mare, e i primi cordati, come gli anfiossi, erano presenti e si svilupparono progressivamente nel corso di milioni di anni successivi. Nei mari di questo periodo, ancorati al fondo a formare le prime barriere, ci sono gli archeociati, simili a spugne. Erano composti da un corpo conico e poroso, ancorato al fondo dotato di due pareti, una esterna e una interna, e uno spazio tra esse suddiviso in sezioni, posti in modo circolare intorno al centro. Filtravano l'acqua ricca di nutrienti che passava loro all'interno. In questo periodo erano molto diffusi e diversificati, formavano le prime barriere nei mari cambriani, occupando la stessa nicchia ecologica che oggi occupano i coralli, che costruiscono le barriere coralline. Un misterioso animale dall'incerta affinità era Ecmatocrinus, simile agli otto coralli. Esistevano già anemoni e gigli di mare. Del grande clade dei protostomi, il Lofotrocozoi, si ha testimonianza per il gran numero di gusci duri, che si sono fossilizzati in particolar modo dei brachiopodi, piccoli animali dotati di conchiglia, che ebbero grande successo in questo periodo che andarono a formare le prime grandi comunità bentoniche. Simile ai brachiopodi e molluschi veri e propri, vi erano gli oliti, come Aplofrentis, di cui però non si conosce le esatte relazioni cladistiche. Di altri lofotocozoi, come gli anellidi, vi si conoscono forme di policheti, come Canadia e Burgessocaeta. Altri animali enigmatici appartenenti a questo grande gruppo, imparentati forse con i molluschi, erano gli Alwaxida, come Wiwaxia, uno strano animale dal corpo tondo e leggermente appiattito, ricoperto interamente da una sorta di squame chiamate scleriti, con al di sopra una serie di altre strutture simili ma disposte all'insù a formare degli aculei. Si muoveva probabilmente al di sopra del fondale marino, come gli attuali ricci di mare, e difendendosi dai predatori grazie alle scleriti e agli aculei sopra il corpo. Altrettanto strano era anche Ortrazaclus, di cui non si è capito appieno l'affinità, ma che potrebbe essere imparentato con quest'ultimo e con i molluschi.
La Tuamotu, invece, anch'essa dall'incerta classificazione, potrebbe essere imparentata con molluschi e brachiopodi. I più antichi molluschi certi furono gli alcyoneloidi, dall'aspetto simile a quello dei gasteropodi, dotati di una conchiglia non del tutto arrotolata. Vivevano sul fondale marino. Vetusta Vermis, simile ad un mollusco, potrebbe essere stato la base dei primi cefalopodi, come i nectocaridi, ma tuttora non si sa nemmeno se appartenga ai molluschi, a causa delle inusuali caratteristiche riscontrate, anche in altri gruppi come platelminti e nemertini. In questo periodo, già 530 milioni di anni fa, fanno la loro comparsa i primi cefalopodi, come i nectocaris. Era un veloce predatore, dotato di due tentacoli ed un corpo appiattito con ai lati pinne sostenute da raggi che gli permettevano di nuotare rapidamente. Nel Cambriano superiore compaiono anche i primi cefalopodi nautiloidei, come i plectronoceridi e gli ellesmeroceridi. Dell'altro gruppo di protostomi, gli ectisozoi, di cui fanno parte tutti gli animali che compiono mute periodiche, erano già comparsi i priapulidi, come un'antica ottoia, simile alle olature e ai cetrioli di mare. Altri ectisozoi, come i lobopodi, strani animali simili a vermi dotati di zampe, affini agli onicofori come vermi di velluto e più alla lontana con gli artropodi, abitavano i fondali marini in cerca di nutrimento. Animali come Microdicton, Paucipodia, Ovati vermis, Diania, simile ad un cactus, chiamato anche cactus semovente dagli studiosi a causa delle bizzarre caratteristiche, e il più famoso Hallucigenia. Hallucigenia era dotato di un corpo vermiforme, come tutti i lobopodi, e dei tentacoli sotto di esso, simili a zampe usate per spostarsi sul fondo. La caratteristica più insolita di questo animale era però la doppia fila di aculei che utilizzava per difendersi dai predatori, che in passato fu erroneamente interpretata come zampe, grazie a cui l'animale si muoveva. Tra i primi predatori vi sono i dinocaridi, una classe di lobopodi, il cui nome significa letteralmente gamberi terribili. Questi animali, affini agli artropodi, furono tra i primi predatori a comparire ed erano i super predatori del loro tempo. Tra i generi conosciuti appartenenti a questo gruppo vi è il primitivo Pamdelurion, che non possedeva occhi, Kerygmaleca, Parapeitoia e Opabinia. Il più conosciuto di questi primi predatori era l'Anomalocaris. Possedeva un corpo segmentato simile a quello di un gambero, con i lati delle strutture flessibili simili a remi che gli garantivano una grande agilità e velocità nel nuoto. Sul capo, enormi occhi composti gli donavano un'incredibile vista, simile a quella dei moderni artropodi, come le libellule che utilizzano moltissimo la vista per individuare le prede. Oltre a questo, possedeva letali appendici articolate sotto il capo, capaci di afferrare le prede dal fondo marino per poi portarle alla bocca circolare munita di decine di denti. Forse alla base dell'intero gruppo degli artropodi, Marrella era uno dei più primitivi. Sempre dal vasto gruppo degli artropodi, i trilobiti furono la classe più prospera del periodo, grazie ai loro avanzati sistemi di difesa che li proteggevano dai predatori. Si diffusero nei mari con innumerevoli forme. Tra i tanti generi vi erano Olenellus, Paradoxides, Prophalotaspis, Dolorolenus, Eophalotaspis, Nevadia e Balcoracania. I trilobiti si muovevano lungo il fondale sabbioso, nutrendosi di vermi e altri animali molli che si nascondevano nella sabbia. Abitavano la piattaforma continentale, da mari bassi pochi metri fino a zone profonde anche 200 metri. Altri animali simili ai trilobiti erano Naraoya e Helmetia, probabilmente affini ai chelicerati, come i necrostomati, tra cui i muli, e altri generi come Paleomerus, Sandarella e Fusianuia, probabilmente alla base dell'intero gruppo, di cui fanno parte oggi anche gli arachnidi. Dall'altra parte, paralleli come sister group dei chelicerati, erano già comparsi i mandibulati, di cui fanno parte i miriapodi, i crostacei e i loro discendenti esapodi, di cui fanno parte anche gli insetti, che però compariranno successivamente. Un probabile antenato dei miriapodi, come centopiedi e millepiedi, era l'Urocodia, molto simile a questi. Erano presenti anche i primi crostacei, tra cui forme simili a gamberi come Canadaspis, Martinsonia, Yohoia e Wapcia, ma anche strane forme nuotatrici, come Odoraia, che avevano strana corazza, zampe troppo corte per camminare e perciò probabilmente nuotava sul dorso grazie alla coda dotata di tre lobi. Di uno strano gruppo di artropodi affine ai crostacei, simile a strani gamberetti, presenti in questo periodo facevano parte Goticaris e Cambrofachicope. Dell'altro grande gruppo, i deuterostomi, erano presenti già gli echinodermi cordati, gli antenati di tutti i vertebrati, inclusi noi.
Alla base di questo gruppo potrebbe essere Eldonia, animale dalla struttura circolare, con all'interno una strana regione ricurva, forse l'intestino, e alla sua estremità strutture somiglianti a tentacoli. Erano presenti deuterostomi simili ad echinodermi e affini ai cordati, come Herpetocaster, ma anche veri echinodermi, tra cui gli edroiasteroidei, come Streptaster, Foersterdiscus ed il più antico Walcotidiscus. Un enigmatico gruppo di animali esclusivi di questo periodo erano i vetulicoli, forse imparentati con i cordati. Possedevano nella parte anteriore un corpo voluminoso, dotato di bocca e aperture laterali, forse branchie, e una parte posteriore simile ad una coda, divisa in segmenti, utilizzata probabilmente per nuotare. Era un gruppo molto diversificato nella forma e nelle dimensioni. Tra i generi si possono annoverare animali come Vetulicola, Nesonectris, Schimmella e Xidazun. Forse alla fine del periodo comparirono anche i primi cordati antenati dei vertebrati, come Picaia, il più antico mai ritrovato, vissuto 507 milioni di anni fa, e altri generi di cordati antichi, come Hycoictis e Millocunmingia, ancestrali a tutti i pesci. In questo terzo capitolo della storia della vita sulla Terra, l'aumento dell'ossigeno nei mari ha permesso la comparsa delle prime forme predatorie, portando in poco tempo all'estinzione della precedente fauna ediacarana, caratterizzata da movimenti lenti alla comparsa di forme dotate di gusci duri per proteggersi da questi primi predatori. Questa prima spinta evolutiva darà il via alla continua corsa agli armamenti tra preda e predatore, che spingerà in seguito le forme viventi a popolare ogni angolo del pianeta. Se il video vi è piaciuto, mettete like e seguiteci anche su Facebook ed Instagram. Un saluto dagli Universe Science Italy Studios. Alla prossima!